cominciato a studiare questi fenomeni perché nessuno li voleva studiare. Io non me ne volevo assolutamente occupare, anzi, però allora lavoravo nel Centro Ufologico Nazionale. Sono stato 35 anni in questo centro e, come succede spesso, no? Vacci te, mi dicevano, e io ci andavo. E così mi hanno detto una volta, vacci te, e io ho cominciato a studiare questi fenomeni. Poi, come sono venuti fuori i primi dati, hanno cercato di tapparmi la bocca, ma purtroppo quando io comincio a fare una cosa la devo portare fino in fondo. E così poi me ne sono andato dal Centro Ufologico Nazionale. Ma di questo ne parliamo semmai dopo. In realtà, questa sera cominciamo con fare un discorso diverso, la cui però origine è la stessa, cioè vacci te. All'interno del Centro Ufologico Nazionale c'era, io facevo parte del consiglio direttivo, che è un gruppo di persone le quali in qualche modo regolavano sia le informazioni che gli studi di questo ente di tipo civile. E però era fatto di personaggi che non avevano un background culturale di tipo tecnico e scientifico. Io ero l'unico, ero chimico, facevo il chimico organico sulle reazioni, i meccanismi di reazione, queste cose qui. Quindi avevo una mentalità un po' diversa da tutto il resto. E per cui quando c'è qualche problema che loro non sapevano risolvere, mi dicevano vacci te, pensaci te, fai te. Così mi trovai a dover analizzare una serie di dati che riguardavano alcuni testi antichi, in questo caso indiani, dell'India, che parlavano di macchine volanti, di cose strane. Vedete, nel problema ufologico, una volta c'erano gli ufologi, una volta facevo l'ufologo, ora non lo faccio più l'ufologo, cioè faccio un'altra cosa. Mi verrebbe voglia di dire faccio la persona intelligente, però non lo posso dire. Cioè, bisogna che dicano semmai gli altri che magari non sono d'accordo con me. Cioè, ho cercato di fare un passo avanti. Questo non è che voglio fare una critica agli ufologi, gli ufologi italiani, che poi sono come tutti quegli altri nel mondo, non cambia nulla. Però l'aspetto dell'approccio al problema è un aspetto che deve essere modificato nel tempo. Te più capisci le cose, più capisci che l'approccio che usavi prima era sbagliato, quindi lo devi modificare. Non si può fare un approccio giornalistico al problema ufologico. Sì, magari si faceva 30 anni fa, si scrivevano i libri dicendo quello che la gente riporta, le testimonianze. Sì, OK, le testimonianze vanno bene, anzi, benissimo, però ci sono anche le misure da fare. Capite? Io poi facevo il chimico allora. Oggi non faccio più neanche il chimico, qualcuno dice che faccio l'alchimista. E vedrete, vi accorgerete che forse hanno ragione. Però la cosa nasce così. C'è una branca dell'ufologia che si chiamava allora clipeologia, perché prendeva lo spunto, il nome, dal fatto che gli antichi romani vedevano i clipeus ardens che volavano sulle loro teste. Il clipeo è lo scudo, quella cosa tonda che usavano i romani. E qualcuno ha pensato, voi vedete che questi clipeus ardens in realtà sono UFO, solo che gli antichi romani non sapevano una mazza di queste cose e dicevano, ma ci volano sulla testa gli scudi ardenti. Nasce l'idea che si possa pensare che il fenomeno ufologico non sia nato nel 1947, ma il 1947, data fondamentale per cui c'è il famoso UFO crash di Roswell. A Roswell in America sembra che sia caduto un oggetto, forse due, che si è fatto in mille pezzi. Tutti hanno raccontato un sacco di cose, filmati, film, testimonianze, libri. Nel 1947 Kenneth Arnold, che è un signore, un commerciante che volava col suo Piper in America per problemi di affari, sapete, loro in America ci sono delle distanze molto grandi, si spostano con l'aereo. E un bel giorno, sempre in quel periodo lì, vede queste cose, questi flying saucer, piatti volanti, su coup, dicono i francesi, che non si vogliono sporcare le mani perché sono nazionalisti con le parole inglesi, come in realtà facciamo noi. E da lì nasce l'idea, guarda, ci sono gli UFO. Però dovete capire che le cose nascono non nel momento in cui te ti accorgi che ci sono, quello è il momento in cui te le hai viste,
E prima c'erano lo stesso questi fenomeni, solo che non se n'era accorto nessuno? Boh. Ecco, qualcuno ha cominciato a pensare che se si scavava nella storia si potevano avere informazioni sulle testimonianze opportunamente scritte, con i prerequisiti di quei poveri disgraziati che magari 300, 400, 500 anni fa, 1000 anni fa, descrivevano un fenomeno di cui non conoscevano nulla, beh, che queste comunque descrizioni potessero esistere nei rapporti e nelle storie antiche, nei libri antichi. Nasce la clipeologia. Tutto ciò che è ufologico prima del 1947 è di natura clipeologica. E noi, da bravi italiani, cominciavamo a dire, si studiavano questi fenomeni ci sono sempre stati, non ce ne siamo accorti fino al 1947, ma ora ce ne siamo accorti. Ma prima, riuscire a dimostrare che anche prima c'erano questi fenomeni poteva essere importante, perché allora io, da bravo bischero, credevo che bisognasse mettersi nelle condizioni di portare più prove possibili alla comunità scientifica, perché la comunità scientifica, davanti a una grande quantità di prove, avrebbe capito che il problema ufologico esisteva. Quindi portare anche a testimonianza le testimonianze antiche, anche se scritte in un modo particolare, perché gli antichi non usano i sistemi che usiamo noi nel descrivere le cose, beh, insomma, lo scienziato si sarebbe accorto che questi fenomeni accadevano. Quindi era importante studiare il fenomeno ufologico anche prima del 47. Sbagliato. Agli scienziati del fenomeno UFO non gliene può fregare una mazza, niente. Questo poi lo vedremo e mi porterà poi nel corso degli anni a cambiare tipologia di comportamento verso la scienza ufficiale. Io che vengo dalla scienza ufficiale, mi capita una serie di circostanze che meraviglia, mi capita una serie di circostanze in cui, per puro culo, vengo a conoscenza di alcuni libri, alcuni testi non europei, in particolare un testo, quindi una cultura completamente diversa. Questo, uno dei testi di cui parleremo questa sera, è un testo indiano, ce ne sono molti. Nella mitologia indiana si parla di antiche macchine volanti. Allora posi la mia attenzione su questa storia e cominciai a cercare di capire se gli antichi indiani dell'India, la loro antica civiltà, per qualche misteriosa ragione poteva essere venuta in contatto, che ne so, con una civiltà extraterrestre? Punto interrogativo. Sono studi fatti diversi anni fa, con una mentalità differente da quella che avremo oggi. Un approccio differente. Perfetto. Vi dirò che dietro questa storia poi c'è anche una storia personale, la mia convivenza con alcuni soggetti del Centro Ufologico Nazionale, che è tutta da ridere ora. Dopo anni, quando te ne sei uscito, vedi le cose dall'esterno, le vedi completamente differenti. Quando sei all'interno non capisci granché. Questa è sempre stata così, sta storia. Allora, vediamo un po' se riesco a cambiare. Sì, benissimo. Bisogna parlare un attimo della civiltà della Valle dell'Indo. Io una cosa che non faccio mai è fare delle slide piene di foto di scritte. Le slide piene di scritte non si vede niente, non si capisce niente, però l'ho dovuta fare per forza così, perché le cose importanti ve le dico io, come alcune cose che sono sulle scritte. Perché ci ho messo tanto scritto? Ci ho messo tanto scritto perché questa cosa può essere messa su internet e qualcuno dalla Sicilia, senza venirsi a rompere le balle qui, se la può leggere da casa sua, con uno scritto come se io gli avessi raccontato le cose. Ecco perché c'è tanto scritto. Non si fa, Però la civiltà dell'Indo, guardate, noi veniamo dagli antichi romani. Gli antichi romani avevano preso tutto dai greci. I greci avevano copiato gli ebrei, grande civiltà. Gli ebrei avevano copiato tutto dagli egiziani. Gli egiziani avevano copiato tutto dai babilonesi. E i babilonesi non avevano copiato tutto dalla civiltà della Valle dell'Indo? Siamo già saliti oltre 12.000 anni fa. Queste grandi civiltà, la Valle dell'Indo, Roma, Giza, sono caratterizzate, l'Iraq, sono caratterizzate dalla presenza di grandi fiumi.